Buongiorno, sono le 6:50, io mi sto preparando per prendere il pullman per non andare a scuola, ma andare da un'altra parte con i miei compagni di classe. Allora, provate a indovinare dove stiamo andando. Perugia Cities! Provavo il disagio, un bel po' avio. Non potevo dirvi qua di luce, non potevo fare niente. Ieri, la mia prof di italiano ha voluto dedicare la sua lezione alla... E ti metto questo finale allora. Mi dicono grazie mille. No. Raga, stanno a registrare un film. Ma dove l'hai letto? Me l'ha detto sto tipo. Ciao! Bisogna che non ti confessare. Ragazzi, scusate, ho il Covid, infatti sono molto triste. Volevo essere alla laurea della mia amica. E niente, sono qua da sola. Ale, mi vieni a fare compagnia? Voi come state? Allora, amore, ciao a tutti. Oggi mi devo truccare perché devo uscire. Auro! Dimmi, Sole! Sole, vieni qua! Trucchi. Dai, vieni qua, Sole! Voglio provarli! Vieni qui, amore! Vuoi provare i miei trucchi, Sole? Sì! Dai, te li faccio provare! Vieni qua, dai! Però non lo dire a mamma, no, eh! No, no, no! Comunque, ragazzi, guardate cosa mi sono comprata! Questa e questa! Perché sono una principessa! Allora, amore, io vi saluto che devo uscire! Ciao ciao! Ciao a tutti, io sono Mahmood. E io sono Mahmood. E... non so più che cazzo dirti perché... boh? Evviva! Ciao a tutti raga! Ho appena trovato l'applicazione della vita raga. Si chiama Bunches e ti permette di entrare in una chat e parlare tutti quanti insieme all'interno della chat. Basta registrarsi scaricando l'applicazione, poi io vi do il link della mia chat e voi dovete soltanto entrare in questo modo, cliccando e scrivendo quello che volete. Potete scrivere tutto, raga. Io vi rispondo perché sono da sola ancora. Cliccate il link, ciao raga, ci vediamo là. Stamattina è veramente tosta. Salvami tu, ti prego. È uno dei pochi giorni in cui posso vestirmi a caso. Perché è una delle poche volte che l'outfit mi servirà solo per scuola. Infatti, dopo scuola passo a casa, mi cambio e poi riesco. Come sempre, praticamente, ma raramente c'è la parte anche passo a casa e mi cambio. Sono al contrario, ma insomma, vorrei mettere questi leggings perché sono termici e stracaldi. Termici, stracaldi e a vita super alta, cioè. Questi sono i leggings della vita. Stamattina ho detto, ma io non ho mai fatto la mia ricetta del porridge. Andiamo a rimediare. Prendete un po' di grammi di porridge e metteteli in un pentolino. Poi aggiungete l'acqua. Se non va bene, mettete l'acqua e mescolate finché non si addensa. Nel dubbio, acqua. Poi prendete air chocolate e mescolate. Ed ecco a voi, ragazzi. Allora, parlo di questa cosa mentre mangio noodles. Io ho iniziato a fare i video delle imitazioni con intento ovviamente scherzoso, cioè nel senso non ho mai avuto niente contro le TikToker, che anzi seguo da anni veramente, e che per me
sono sempre state delle persone stupende da seguire, come magari lo sono per te, lo sono per tutti voi. Quando ho iniziato a fare questi video io non pensavo che avrei raggiunto tutto questo successo e dopo mi sono trovata invece a piacere alle persone per il modo di imitarle. E ho notato che loro l'hanno sempre presa sul ridere, cioè mi hanno sempre commentato i video con toni scherzosi o comunque in modo molto carino. Quindi io non ho mai trovato niente di male. Poi ripeto, per me loro sono qualcosa di veramente esemplare, perché sono riuscita a raggiungere un pubblico molto vasto essendo se stesse. Quindi pace e amore, ragazzi. Oggi è sabato e sono a casa di una mia amica. Dobbiamo prepararci perché stasera abbiamo il 18esimo e dobbiamo essere sì eleganti ma allo stesso tempo anche calde, perché io soffro troppo il freddo, voi lo sapete bene. E comunque i vestiti sono niente senza il trucco. Cioè il trucco, ragazzi, è qualcosa di fondamentale, deve essere essenziale. Bene, ora viene la parte bella e sono da sola perché lei mi ha abbandonato. Ok, ho preso questo che è perfetto, sentite quanto è felpato. E poi ho scelto di usare questi pantaloncini perché hanno la vita alta e sono antifreddo. Ragazze, questo è l'outfit, ma non lo so, c'è qualcosa che non mi convince, provo a rimediare. Molto meglio, l'ho reso crop. Bene, questo è l'outfit completo, l'armadio della mia amica si rivela molto utile. Guardate che cosa mi è arrivato da Shane. Le scarpe delle principesse! Rose loro, molto rose. Guardate, c'hanno pure il brillantino qua. Le vado subito a provare nelle storie AIAE. Poi io non riesco a lavorare se non prendo prima le vitamine. Aspettate, dov'è Manolo? Manolo! Vieni qua. Sei contento che la mamma lavora a casa? Oggi devo fare un sacco di fatture io. Fortuna codesto gadget. Cocchini de lui. E comunque non è vero che sponsorizzo prodotti che non uso, perché non è che io dico che utilizzo sempre il fondo tinta della MAC. Solo che quando voglio un effetto più coprente, più da trucco, effetto wow, utilizzo quello perché mi copre di più e mi dà un effetto appunto più, non lo so, tipo Photoshop, non lo so, è una cosa proprio strana. Mentre questo lo utilizzo tipo per le cose più easy. Mentre fumo un brand, ti verso la spice sul bevito. Siamo rock and roll, al mio collo. Letteralmente TikTok si sta dividendo in due parti. C'è chi posta i video perché è felice di avere i biglietti per il concerto di Blanco e chi nei commenti si dispera perché li sta cercando. Io nel dubbio mi sto a disperare per altro motivo. Sì! Tropico caleros come in Mexico. Ne sto prendendo troppa come un escort. Ciao a tutti, io sono tornata per disegnare le vostre foto profilo. Allora, devo dire la verità, lo sto facendo e secondo me verrà molto molto bene. Opacizziamo il tutto. Voi seguitemi e commentate perché sceglierò la prossima foto profilo proprio da questi commenti. E tadan, ecco a voi il disegno compiuto, spero che vi piaccia.
Mi sono arrivate le nuove extension, contenta io. Queste sono di un colore particolare, infatti non vedo l'ora di vederle. Guardate che spettacolo, sono tipo castane con un balayage biondino e... Adesso le attacco subito perché io attualmente sto così, questi non so capelli, so peli. Poi mi sono presa sto kit per farmi la laminazione alle ciglia, così almeno mi ristrutturo per bene. Quanto è roseo? Poi la facciamo insieme domani. Appena ho finito di attaccarmi l'extension mi provo con voi questi costumini carini. Ciao a tutti raga, ho fatto il piercing e non riesco a parlare. Non riesco a mangiare, non posso fumare, non posso fare niente. Ho fame. Mamma, ho fame. Vieni qua prima che muoia. Vuoi mangiare? Ragazzi, è una tortura. Amore. Amore, ti piace? Lo fai bellissimo, però è una tortura, non ce la faccio più, ho la linfa tutta gonfia. Toc toc sulla tua porta, puttana, i miei killer dietro. MG due posti, troppo rumore, sveglio il quartiere. Luci blu, si subuca il colpo del tuo amico. Come Peekaboo si tappa gli occhi, rapina una banca, salta la... No, aspetta. Parla. Ciao a tutti. Io voglio biscottini. Ho cose di dietro. Rebecca, sì, fai un discorso lungo, scusami. Voi siete le stronze, voi siete bugiardie. Perché noi non ci vi date i biscottini. Voi siete le stronze, voglio biscottini. Rebecca, ho cose di dietro. Si sente come se parlassi un pulcino. Bandieri, squalo 73, facimmo uno spagnolo gattarimma vare. Ciao a tutti, sono qua con Giobere e oggi voteremo i vostri profili di Instagram, quindi mandateci la richiesta su Instagram, Giulbere e Giobere, e scriveteci nei commenti fatto e noi andiamo a cercare qualcuno per votare il profilo. Ciao! Allora, la prima è Adele Mariani. A me piace un sacco come profilo perché mi piacciono le storie in evidenza nere e i post colorati. Anche a me. Voto? Bello, bello, 8. Io voto 9. Allora, ora è il turno di Sara. A me piace, solo che l'ultimo post è un po' sgranatello, un po'... Però il tutto ci sta. Ti piace? Voto? Voto 7. 8? 8 su 10, dai. Oh, ma dai, un po' più de... Adesso è il turno di Adele Pelosini. Tutto questo profilo si incentra sui cavalli. Oh, ti piacciono i cavalli? Oh, belli i cavalli. Belli i cavalli. Beh, comunque dai, voto. Bellissimo. Voto? 7,5. 8. 8 anche questo, via. Allora, l'ultima per questa puntata è Nicole Di Marco. Non ha nessun post, quindi possiamo votare poco. Però diciamo che dalle storie in evidenza ci sta, no? Oh. Sì, sì, ci sta. Voto 7,5. Anch'io. Aggiungi qualche post così. Giusto. Continuate a commentare con fatto e a seguirci. A seguire, anche a me. A lui no. Me lo coppo. Spendo soldi e me ne fotto. Tanto ogni mese raddoppio. Quanto swag il mio giubbotto. Alta moda costa un botto. Alta moda costa tanto. Fumo cali, sono cotto. Sono il più fresco d'Italia. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mi maradare. Figlio mio, cutterare, mamma mia, pensaccia tu. Buongiorno, ragazze, segnatevi questa data sul calendario perché sta succedendo qualcosa che non è mai successo in 5 anni di liceo. Ebbene sì, sto andando a scuola struccata. Ragazze, ho deciso di non mettermi nulla perché ho realmente troppi brufoli. Vi giuro, non so se riuscirò in questa impresa. Forse mi metto un po' di cremina e basta. Per andare a scuola devo essere assolutamente comoda, quindi ho deciso di mettere questa tutina di oceano a parte e sopra questa maglietta felpata. Oggi, anche se non mi sono truccata, sono in super ritardo, quindi devo correre. Ci vediamo. Toc toc sulla tua porta, puttana, i miei killer dietro. MG due posti, troppo rumore, sveglio il quartiere. Luci blu, si subuca il colpo del tuo amico. Come Peekaboo si tappa gli occhi, rapina una banca, salta la...
La notte non dormo ma penso, paranoie che non hanno un senso. Il suo profumo sopra il mio letto, primo bacio, primo appuntamento. Mi ricordo noi due dentro un bar, come ordine solo un croissant. L'importante è che... When tries to fly away and the other. E non so più che cazzo dirti perché... Boh? Evviva! Sono filler, mi hanno fatto l'anestesia. Non sento niente. Sono impenetrabile! Come Achille! When tries to fly away and the other. Manolo! Ciao Manolo, come stai? Allora, ciao a tutti, fatemi delle domande. Come ha reagito Gaia per il bambino? Allora, ragazzi, si è messa a ridere. Sì, l'ho chiamata e si stava ridendo. E io stavo piangendo, ovviamente, ma lei stava ridendo. Come ha reagito il tuo ragazzo? Allora, il mio ragazzo ora non è qua. Si trova a trovare i suoi genitori che si trovano in Messico. Però torna. Come farai con le unghie? Non lo so, penso che le farò crescere anche al bambino, cioè nel senso quando nasce ovviamente me le accorcio, infatti sono un po' triste per questa cosa, ma sì, darò una limata. To fly away and the other. E non so più che cazzo dirti perché... Boh? Evviva! No fighting! Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Ma oggi è tosta. È sabato e devo prepararmi per un 18esimo, però non so cosa mettermi e in più sono anche in ritardo, quindi dovete aiutarmi. Come ben sapete, sono troppo freddolosa, quindi il top è d'obbligo. In più, ho pensato di aggiungerti questa gonna nera. Questo è l'outfit. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. E comunque, a me piace troppo. Sembro troppo una donna d'affari. Sole, vieni qui, amore. No, ragazze, io non lo muovo per un semplice motivo, perché io non sono una ragazza di quel genere. E voi sapete quale. Dillo che non so farlo. Ragazze, stupendo, dovete assolutamente prenderlo. Andate su Instagram, questo è il mio codice sconto, vi lascio tutto quanto nelle IG Stories e mi raccomando, andate tutte quante... Ciao, Katie09. Perché non ti mostri in faccia? Non posso... Via ragazzi, siamo a 3460, arriviamo a 4000 in 2 minuti, via, ta, 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 veloci, dai, andate tutti quanti sui G. Beh ragazzi, comunque bella partita e niente, più 3 portate a casa e Mattia, Cerbe sei un guerriero.
Allora, raga, non lo so, è un po' difficile. Ci proviamo, eh. Ma ti levi quelle orecchie? No. Soli, vieni qui, amore. Soli, come state? Svele choque choque a la Al Qaeda, baby dance for me se tonda. Choque choque, me say Al Qaeda, baby dance for me. Choque choque, on va les chikou chikou, ils vont chika chika. Buongiorno ragazzi, fra un po' prendo il libro. Che libro c'ho io? Te pare che c'ho il libro? C'ho la faccia di uno che oggi si porta il libro. Te pare? Io mi sa che tu scapocci. Chiede il passo. E faremo un due, faremo. Ragazzi, correggiamo gli esercizi per casa. Vai, Flavio. Ma tu hai fatti? Io non so manco di queste ma parlà. Flavio? Dimmi il due. Dimmi il due. Fra che ne due, muoviti! Come, scusi? Niente. Quanto pesa la massa del bambino? 2800. Ma ragiona. C'ho fame. C'ho fame. Basta. C'avrei pure fame, ma il cibo non te lo porti certo mai. Non c'ho il cibo. Ovvio, mi sembra palese. Ce l'hai in euro? No. Ce l'hai in appiccio? Sì, te. Grazie. Prof, posso andare un attimo in bagno? Ancora? No, no, è urgente. C'è stata la dichiarazione ora? Guarda che adesso c'è il compito. No, 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 io scappo. Mi sono fatto già permesso. Sì, che poi praticamente non ci stavo a fare niente perché io stavo sfuggito a ballare. Sì. Flavio, abbassa la voce. Non parla tanto, non parla tanto. Ma come si permette? No, no, non parla tanto. Fuori dalla fuori porta. Fuori dalla porta. Ma dove sono? Flavio, non vai da subito parte, dal preside. Da nessuna ora. Parte. Ora. Come si permette? Buongiorno a tutti. Io ho appena finito di fare colazione, ma sono in super ritardo perché sono le 6:30. Io alle 8 devo stare a scuola. Cioè, oggi è un petitio di chimica, quindi devo stare a scuola fino alle 5. Quindi il mio trucco deve essere coprente. Che poi alla fine andrò a mettere soltanto un po' di correttore. Però questo non manca mai. Bene, trucco finito. Ho aggiunto un po' di blush. Ora mi vado subito a vestire. Cioè, ragazzi, io sto rivalutando tantissimo i jeans perché sono super comodi. Solo che ho un dilemma. Non so che calzini mettere con le McQueen. Ragazzi, dovete aiutarmi. Non so cosa fare. Non so come andare a scuola. Aiutatemi.